Tutti noi conosciamo termini quali SSD, CPU, GPU, PCI Express, ma raga, ci siamo mai fermati 2 secondi a chiederci ma queste lettere che compongono questi nomi, che cosa significano? Perché tutte queste parole che ho detto sono acronimi, cioè ogni lettera sta a significare una parola ben precisa. Per cui oggi facciamo un po' di vocabolario tech. Ma prima di andare al vivo del video vi lascio lo sponsor di oggi che dura 45 secondi e se volete potete skipparlo. Ma io vi consiglio sempre di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi facciamo un po' di cultura tech, perché mi rendo conto che molti di voi, tantissime persone, al giorno d'oggi sanno di cosa si sta parlando quando viene menzionata una determinata componentistica di PC. Ad esempio, io prima ho nominato CPU, sappiamo tutti che la CPU è il processore del PC. Ma che cosa significa CPU? CPU, ovviamente, come tutti gli altri acronimi che andremo ad esaminare, è in inglese, ovviamente, significa Central Processing Unit, e cioè unità di elaborazione centrale. Ecco perché si dice che la CPU sia il cervello, appunto, del nostro PC. Ma adesso sorge spontanea una domanda. CPU e GPU invece? Pensateci un attimo. GPU è il chip che si trova all'interno della scheda video e significa Graphics Processing Unit, e cioè unità di elaborazione grafica. In pratica CPU e GPU sono entrambi due processori, ok? Solo che uno si occupa di una cosa e in questo caso la CPU, la GPU invece si occupa soltanto della parte grafica. Un altro termine che mi viene proprio così all'improvviso pensando è SSD. SSD significa disco a stato solido, solid state drive. Si differenzia da un hard disk, e cioè HDD, e cioè supporto a disco rigido, perché al posto di esserci un disco rigido all'interno, appunto, ci sono dei moduli di memoria flash all'interno. E sapete, esistono anche gli SSHD. Non l'avete mai sentito? Beh, SSD è normale, perché sono stati popolari, bene o male, quando gli SSD hanno cominciato ad entrare nel mercato consumer, ma le prestazioni non erano così buone da poter essere dei validi concorrenti degli SSD. E SSHD sta per Solid State Hybrid Drive, e cioè disco a stato solido ibrido, perché si tratta fondamentalmente di un hard disk con dei moduli di memoria flash. Prima che cominciate a chiedere, ma vale la pena prenderli? No, raga, gli SSD al giorno d'oggi costano davvero poco, quindi prendete un SSD che è decisamente più veloce e, conviene di più. Un'altra parola che utilizziamo molto spesso nel mondo tech, specialmente nel mondo dei PC, è la parola BIOS. Ma che cosa significa BIOS, precisamente? BIOS significa Basic Input Output System, cioè sistema di input output di base. Perché, raga, fondamentalmente che cos'è il BIOS? Il BIOS è l'interfaccia che solo negli ultimi anni, diciamo, è diventata interfaccia grafica, quindi molto bella da vedere, che ci permette di impostare i parametri della nostra scheda madre, quindi di tutte quante poi le periferiche collegate ad essa. E quindi fate attenzione quando andate a flashare un nuovo BIOS, perché se lo flashate male, potrebbero succedere cose brutte. Potrebbero succedere cose brutte quali il BSOD. Allora, BSOD sta per Blue Screen of Death, che, ok, sembra, cioè, lo schermo blu della morte, che sembra una cosa brutta, ma fondamentalmente non è così tanto brutta. È semplicemente il modo in cui Windows, quindi il vostro sistema operativo, vi sta dicendo guarda, qualcosina è andato storto, eccoti una
lista degli errori che hanno portato a questo macro errore e quindi cerca di correggerli. Un'altra cosa che mi sono sempre chiesto da piccolo, che poi ovviamente ho scoperto dopo, è la differenza tra RAM e ROM. Allora, sono due parole molto simili, ma tutti conosciamo la memoria RAM, la Random Access Memory, quindi memoria ad accesso non randomico, ma casuale. È praticamente della memoria che serve nel caso in cui si vadano a portare avanti dei processi casuali. E ovviamente la VRAM che troviamo sulle schede grafiche significa Video Random Access Memory, quindi memoria ad accesso casuale, però video. In pratica la VRAM è la parte della scheda video o comunque il supporto di memoria nel quale vengono caricati shader, texture, praticamente cose che devono essere utilizzate all'improvviso senza appunto nessun preavviso. Credo sia una ripetizione, avete capito comunque. La differenza con ROM sta nel fatto che ROM significhi Read Only Memory, quindi memoria di sola lettura. Beh, per i più grandi, tutti quanti ricordano i CD-ROM, cioè Compact Disc Read Only Memory, quindi dischi compatti di memoria di sola lettura. I supporti ROM al giorno d'oggi non... cioè, ne esistono pochi fondamentalmente, ma ROM significa appunto questo, quindi memoria che non può essere modificata ma può essere soltanto letta. Chi invece possiede una scheda grafica Nvidia e la utilizza anche per lavori di grafica, ad esempio, non so, il rendering di un video, ha sentito la parola CUDA, che sta per, questa la devo leggere, Compute Unified Device Architecture. E questa è complicata da spiegare in italiano, ma sta per architettura di computazione unificata al device. In questo caso una periferica che sia la scheda grafica e la CPU. In altre parole, il CUDA è un'architettura che permette alla CPU e alla GPU di lavorare in sincronia, così che la CPU non sia sovraccaricata da lavoro molto molto pesante che la scheda grafica può svolgere molto agevolmente. Ragazzi, qualcuno ricorda ancora i DVD, o per meglio dire i Digital Versatile Disc, quindi dischi digitali versatili, o siamo passati direttamente al Blu-ray tutti quanti? Il vostro monitor possiede una porta DVI, che sta per Digital Video Interface, e cioè interfaccia di video digitale. Conoscete la differenza tra la RAM di livello consumer e la RAM ECC, quindi quelli di livello professionale? Le RAM ECC non disponibili al momento d'oggi per piattaforme di livello basso consumer, ma disponibili per piattaforme professionali, workstation, eccetera, eccetera, sono RAM con error correction code, e cioè codice di correzione errore. Raga, è brutto fondamentalmente, se state renderizzando un film che potrebbe incassare milioni di dollari al botteghino e all'improvviso, puff, errore di RAM. No, brutto. Tutti noi conosciamo la sigla FPS, sta per frames per second, e quindi frame al secondo, cioè immagini al secondo. Se volete sapere quanti FPS riesce a vedere l'occhio umano, beh, ci ho fatto un video che vi lascio qui su, che potete andare a vedere quando volete. Chi non conosce la parola HDMI, o per dirla all'inglese HDMI, questo acronimo sta per High Definition Multimedia Interface, cioè interfaccia multimediale ad alta definizione. Perché multimediale? Perché il cavo HDMI non porta soltanto il video, porta anche l'audio. Un'altra sigla che tutti conosciamo e vediamo molto spesso tutti i giorni, ma di cui credo pochi conoscano il significato, è HDR, cioè High Dynamic Range, e cioè alta gamma dinamica. L'alta gamma dinamica si differenzia dall'SDR, la Standard Dynamic Range, quindi gamma dinamica standard, per una profondità di colore maggiore. L'HDR di solito ha dei colori a 10 bit, l'SDR a 8 bit, ma questi sono argomenti per un altro video, evidentemente. Raga, lo so che potrebbe sembrare una domanda stupida, ma sappiamo che cosa significa la parola PC? Personal computer, ovviamente, cioè computatore personale. Computatore, bella parola questa. Non so quanti di voi ne siano a conoscenza, ma RGB sta per Red, Green e Blue, che sono i colori primari dei pixel, che poi vengono praticamente mischiati per creare un certo numero di varianti di questi colori.
Ebbene, ci sono davvero tanti colori che possono essere creati solamente con il rosso, il verde e il blu, credetemi. Raga, la parola SATA. Se avete mai costruito un computer, sapete che ci sono le porte SATA. Ma per cosa sta SATA? Questo qui lo devo leggere perché non me lo ricordo. Sta per Serial Advanced Technology Attachment. E cioè accessorio di tecnologia seriale avanzato. Capite perché è molto comodo utilizzare questi acronimi? Perché passami l'SSD... no, già l'ho detto. Passami il supporto a stato solido di... Un attimo che lo devo rileggere. Di... accessorio di tecnologia seriale avanzato. Beh, SATA, passami l'SSD SATA, è molto molto più semplice effettivamente. Avete mai usato invece un VPN, e cioè un Virtual Private Network, e cioè una linea virtuale privata per vedere casomai contenuti che sui siti italiani non è possibile visionare? Beh, se l'avete fatto non c'è nulla di male, ma state attenti a quello che cercate su internet. Ragazzi, tutte queste parole, di cui io effettivamente, alcune delle quali ignoravo il significato preciso, cioè l'avevo intuito, ma non lo conoscevo precisamente, le ho trovate su un sito che vi lascio in descrizione, nel caso in cui vogliate informarvi meglio su termini tech che possono essere più utili a voi, appunto. Io vi ricordo di lasciarmi un commento e dirmi se casomai ho dimenticato qualcosa che voi ritenete importante. Vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. Fatemi sapere cosa ne pensate del video e ci vediamo a un prossimo video. Sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Preparatevi perché ho delle cose da dire a riguardo di questo setup doppio PC e soprattutto le cose da dire al nostro caro amico Saddi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!